Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati in un nuovo episodio del DLC di Alan Wake 2 ragazzuoli. Proseguiamo con l'episodio 2 Stella Polare. Io direi di cominciare immediatamente. Young woman on a mission to save a missing loved one. Desperately trying to stay one step ahead of the shadowy government agents hunting her. Agents from the very same agency that took the only person she cares about. On her quest, she is guided by her mysterious alien guardian angel. Her guiding star shows her the way, as it always has. She does not know what strangeness awaits her as she follows its unwavering light to the small town of Night Springs. Tonight's dreamlike episode, North Star. This is gonna get strange. There's no helping it. The universe is much deeper and weirder than people know. My brother and I know. We've seen it. We've seen you. But there are some people, an agency that doesn't want anyone knowing more than what they see. That's why they took my brother and have been chasing me my whole life. But I can't keep running. Perfetto ragazzuoli, questo è il secondo episodio di Night Springs e come vi ho detto anche in precedenza utilizzeremo come personaggio non un personaggio del mondo di Alan Wake, dell'universo di Alan Wake, ma dell'universo di Control, se non sbaglio, o Portal, qualcosa del genere. Ora sinceramente non mi ricordo, però che comunque fa parte del mondo di Remedy, che si chiama Pill. Allora qua dobbiamo trovare un codice. Dove troviamo questo codice? Non abbiamo né armi né niente. Vediamo qua se ci dice qualcosa questa pensilina. E l'ambientazione in cui siamo tuttora, in cui siamo ora appunto, è quella del parco giochi dove trovavamo i fratelli Scosera, che non mi ricordo mai come si pronuncia sinceramente. Secondo me è una delle ambientazioni anche un po' più timorose, che in cui tu non maggiore paura. You think something here is important? What, the numbers? Allora sabato 15. Allora proviamo 238. Sì, dovrebbe essere quello. Infatti. Hello? Is anybody here? Ci sono delle strane sagome. A roasting bar. This place really makes me want a coffee. But I guess that's the point. Ok, dobbiamo attivare un altro codice. Però lì mi sa che è bloccato, qua è bloccato. Però di qua si può andare. Sì, mi è sempre intimorito quel posto qua, sinceramente. Davvero.
No tape. I don't have time to sit around watching movies anyway. Andiamo alla scoperta. Vabbè che lo conosciamo a memoria con tutte le volte che abbiamo giocato. Oh, Tim! You shouldn't be here. How did you even get inside? Shit, a cop. Should I lie? I kind of let myself in. You got more than you bargained for, huh? Okay, facciamo questo. Looking for someone. My brother. Have you seen anybody? Well, only if you count those monsters. I'm sorry, ma'am. They've been abducting people from Night Springs, too. I'm here to get them back home. But now it's time you left. It's not safe here. What's going on here? What are those shadow people? Well, that's what I'm here trying to figure out. The government's been putting something in the coffee. Turning people into coffee monsters. I mostri del caffè. Is this the same government agency that's been chasing me all these years? I'm not going anywhere until I find my brother. I respect that. There's a warehouse just past the park. It's locked up tight, has some fancy government security system, but the intercom is busted. I figure that's where they're keeping our missing folks. There's a spare pistol and flashlight on the bench. I'd feel better if you took them. Those monsters don't do well with light. And whatever you do, do not drink the coffee. This should make things easier. Ottimo. Allora, noto per lo staff, vabbè. Jacob Flemson, maschio, 100 magari suo fratello. Sapendo, non avendo giocato a giochi in questione, Control, mi sembra, non mi ricordo sinceramente, scusate ragazzi se mi confondo, però let's check out that warehouse the sheriff mentioned. You still with me? Good to hear. Allora, di qua si scende. Non possiamo utilizzare la torcia? Vabbè. Messaggio, niente, nessun messaggio. Ok. Perché? Almeno vediamo qualcosa anche nel buio. Ecco. Cazzo, che paura! Minchia raga, mi sono cagato sotto. Vediamo. Vabbè, o intanto scopriamo anche tutte le casse che ci sono. Che dovrebbe essere anche un obiettivo, se non ricordo male.
Allora, qua manca la cassetta. Vabbè, proviamo a cercarla. Comunque sì, le ambientazioni sono un po' diverse rispetto a quelle del gioco principale, ve l'avevo già accennato anche nel video scorso. Però strano, che dove non si riesce a leggere il messaggio? Molto molto strano. Magari quell'episodio qua sarà un po' più di scoperta, appunto, del gioco. Cioè della mappa in sé, cioè della mappa in sé, sappiamo com'è la mappa, però tutte ste casse, tutte magari qualche collezionabile, non penso, però io direi di tornare qui. Ok, lì abbiamo qualcosa che ci chiama, diciamo. Ora possiamo andare. Il nostro amico Team Breaker. Allora, vabbè, tutta la mappa. Coffee World. Abbiamo sconfitti tutti? Sì. Ottimo. Vediamo. E comunque quella pistola qua ha 24 colpi, neanche, non è neanche male. Ok. Una piccola gaffe. Dobbiamo prendere ancora il codice di prima. Dobbiamo. Ah, di qua non si può scendere? Mi ricordavo di sì. Allora, visualizziamo, però diamo una controllata anche qua. Vediamo se troviamo qualcosa che ci possa servire. Sei con i numeri. Chissà se integreranno i due giochi, faranno integrazione oppure no. Perché avevo letto da qualche parte che magari volevano cioè unirli, far sì che si incontrassero, non so in che modo.
dai. Ah, si può zoomare, vediamo se c'è scritto. Sono dei triangoli. Ok, qua sotto siamo stati, ora direi di entrare. Una sala degustazione, qua è completamente diverso rispetto a prima. Better not. Sheriff said not to drink this stuff. Vediamo se continua. Probably shouldn't drink any strange coffee. Sheriff said not to drink this stuff. Ok, non lo beviamo, va bene. Però vediamo. Siamo quasi per riempire tutto l'inventario. Ah, questi ricordano un po' i triangoli. Ok. Però strano che non troviamo un foglio con scritto come aprirlo. Sessanta. Troviamo dei numeri o qualcosa. Qua in giro, qua da qualche parte. Proviamo ad andare di là. Qui è dove ecco, ci è comparsa il teschio del cervo. Come ricorderemo. Odore di caffè. Non possiamo più prenderlo. Il rifugio dei fratelli, questo. Get inside. Please insert passkey. Sorry, I lost it. Please insert passkey. Oh, fucking machine. Passkey invalid. Submit to security questions for authorization. Sure. What's the question? Please recite the fourth word of Dark Triangle Coffee's mission statement, as seen in our organization video. What kind of question is that? Triangolo.
E che cavolo. Diamo un'occhiata in giro. Guess we need to find that orientation video. Vabbè, che tanto. Abbiamo già risolto tutte le casse. Ci indicheranno qualcosa questi triangoli? Non penso che... Cioè comunque ci danno tanti colpi, ma... Abbiamo sparato. Ma non abbastanza. Cioè, perlustriamo un attimo la zona. Allora, prima di tutto io vorrei trovare la password per entrare qui. 238 ancora? Eh no. Non è 238. Mi manca un pezzo, mi manca. Qualcosa mi sfugge. Però non so che cosa, perché comunque dobbiamo trovare anche la videocassetta, ecco. La videocassetta. From the Welcome Center. I think the password I need is on it. You haven't seen it, have you? Yeah, I've seen it. But that tape is chock full of government brainwashing. I watched a bit and it was doing something to me. It's dangerous. You can't watch that tape. I need that videotape, Sheriff. Well, this is exactly how they get you. But fine. If you really want it, I hit it in Ferris wheel, cup number 4. You'll need this key. Okay. I didn't warn you. Con lui non possiamo più parlare, mi sa. Allora andiamo alla ruota panoramica e prendiamoci la cassetta. Strano. Ok. Sembra che non ce ne siano più. Sette, otto, nove,
10, 11, 12, e cominciano 1, 2, 3 e 4. Andiamo a vederci il film. Vediamo se Tim Brake vuole dirci qualcosa oppure no. Speriamo di sì. No, niente. Cavolo, sbaglio sempre strada. You stopped it. That was awful. Like a voice screaming in my head. But we got what we needed. The fourth word of the mission statement. Cazzo. Oh. C'è qua qualcosa che non vogliono che io prenda? No, questo abbiamo preso tutto qua. Però facciamo sempre un salto da Tim Brake, il nostro sceriffo. Vediamo se ha qualcosa da dirci. Era un uomo di tante parole. Poi invece
E siamo qua, ragazzi, al citofono. Ragazzuoli, per questa prima parte del secondo episodio di Night Springs è tutto. Ci vediamo nel secondo episodio, ragazzuoli. Vi invito a guardarlo, a guardare tutta la serie, perché secondo me merita davvero tanto. È un DLC molto molto interessante, molto diverso dai soliti DLC. Ragazzuoli, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e passate per i miei canali social, link in descrizione. Ciao a tutti, ragazzuoli!